Nei bambini con problemi di natura allergica ci sono degli accorgimenti che possono essere adottati per prevenirne l'insorgenza oppure per ridurne l'impatto. Noi ce li siamo fatti raccontare da un vero esperto, dal professor Attilio Bonner, che abbiamo incontrato qui a Verona in occasione di Format, un appuntamento annuale per la pediatria italiana che quest'anno è giunto alla 20ª edizione. Il primo trucco, per così dire, riguarda i pazienti con bronchiolite. Di cosa si tratta? La bronchiolite è il primo evento respiratorio importante che si verifica nel bambino di 2 o 3 mesi, hanno difficoltà respiratorie. La bronchiolite deve essere considerata come i minatori consideravano il canarino. Il canarino è molto più sensibile al monossido di carbonio, quando non cantava più scappavano. Perché il nostro canarino? Perché chi fa la bronchiolite è nato con le vie aeree più piccole e quello ha un rischio aumentato di 4 volte di diventare poi un asmatico. Allora, li posso allargare le vie aeree? No, ma posso fare in modo che crescano meglio. Il trucco è molto semplice, bisogna divezzarlo con la frutta e la verdura. Chi consuma frutta e verdura frequentemente ha una funzionalità respiratoria migliore. Chi consuma frutta e verdura è meno probabile che diventi allergico. Se non diventa allergico, è meno probabile che diventi asmatico. Oltre alla frutta e alla verdura è importante supplementarli con vitamina D, perché anche la vitamina D favorisce la crescita del polmone. È importante supplementare con selenio e zinco, perché sono importanti nei meccanismi di difesa. Il selenio è importante nella difesa contro i virus, lo zinco contro i batteri. È importante supplementarli ad esempio con la curcuma, perché la curcuma favorisce anche quella, lo sviluppo del polmone. Basta chiedere alla mamma il nome del farmaco che avete prescritto. Se non vi sa dire il nome del farmaco, probabilmente non lo sta usando. Perché lo usi? Un trucco è prescrivere con entusiasmo. Si chiama Madison Square Avenue. Se vendo le mie scarpe nel vicolo dietro casa mia, sono abbastanza brutte. Se le vendo in Madison Square, sono bellissime. Quindi prescrivere solo le cose che, delle quali siete convinti, e prescriverle con entusiasmo. Controllare poi come usano i device. I bambini usano il distanziatore e invece di tirare su dalla bocca tirano su dal naso. Quindi un trucchetto è chiudergli il naso. Bisogna agitare lo spray e devono agitare anche il secondo spruzzo, perché quando va bene agitano il primo ma non il secondo. Col secondo viene fuori solo gas. Allora nella ricetta basta scrivere invece 2 spruzzi al mattino e 2 alla sera, basta scrivere 1+1. La mamma normalmente ti chiede: ma perché mi ha scritto 1+1? Per ricordarsi di agitare anche il secondo. Un'altra cosa importante è che dopo che ha inalato deve trattenere il respiro. Il bambino piccolo non sa trattenere il respiro. Basta dirgli tira su, tira su, tira su, tira su, tira su. Nel tentativo di tira su, trattiene il respiro. Spesso i bambini con asma hanno anche rinite allergica. Allora, per curare un po' anche la rinite, con lo spray che uso per l'asma, basta dirgli che quando butta fuori l'aria, invece di buttarla fuori dalla bocca, che butta tutto via, che butti fuori dal naso e si riduce un po' anche l'infiammazione a livello del naso. Siamo arrivati al terzo trucco, che riguarda una patologia molto importante, che è la dermatite atopica. La dermatite atopica riguarda il 15% dei bambini, è la malattia allergica che insorge più precocemente, è caratterizzata da un intenso prurito. I bambini hanno così prurito che non riescono a dormire di notte. Ovviamente se non dormono i bambini, non dormono neanche i genitori. È un problema per il genitore che non dorme e che deve andare a lavorare, ma è un problema molto più grosso per il bambino, perché se non dorme di notte non ha uno sviluppo perfetto dei lobi frontali del cervello, che si sviluppano soprattutto nei primi 2 anni di vita. E il bambino con dermatite che non dorme di notte ha dal 30 al 40% di rischio di sviluppare disturbi del comportamento da adolescente. Allora bisogna curarlo bene. Se lo curo bene non ha prurito. Ma ovviamente la cosa migliore è che non gli venga la dermatite atopica. E per ridurre il rischio che venga la dermatite atopica, soprattutto quando c'è familiarità, basta trattare la cute del bambino con degli oli che fanno un effetto barriera, lo si unge mattina e sera per i primi 6 mesi di vita e dimezza il rischio che questo bambino sviluppi dermatite atopica. Se non sviluppa la dermatite atopica, si riduce di 4 volte le probabilità che diventi allergico. E questo è una cosa estremamente importante. L'intervento ai primi 6 mesi di vita dimezzano il rischio di dermatite e riducono di 4 volte il rischio che sviluppi allergia.
Invece la rinite allergica, professore, qual è qui il trucco? Il trucco è fare la diagnosi, se le insegno il trucco, fare la diagnosi esce e fa la diagnosi di rinite allergica nel 20% della popolazione. Se uno fa così, che è il saluto dell'allergico, le mamme dicono che il bambino non è educato, non soffia il naso. No, il bambino ha il naso chiuso e apprurito e fa questo gesto, è il saluto dell'allergico. L'altra cosa che fa chi ha la rinite allergica, oltre a sentire prurito agli occhi, al naso, avere gli occhi rossi, che è banale, continua a raschiarsi la gola. Allora, che cosa si usa nella rinite? Si usa gli antistaminici e si usano gli steroidi per via inalatoria. Però un trucco importante è quello di lavare il naso. Quando dico lavare il naso intendo lavarlo con le docce nasali, perché ho bisogno di volume. Tenga conto che sulla punta di labiro ci stanno 1000 pollini, nelle cavità nasali ce ne stanno centinaia di migliaia. Quindi quando il bambino rientra in casa si fa la doccia e lava via tutti i pollini che ha nei capelli e si lava con le soluzioni saline con la doccia. Deve fare 50, 60, 100 ml di soluzione nella narice e 100 nell'altro. Questo è un trucco. L'altro trucco è che quando utilizzo lo spray nasale resta poco nel naso, perché o sgocciola davanti o viene deglutito. Recentemente si è visto che nella rinite allergica ho una riduzione dell'effetto barriera. Allora, una volta che ho applicato lo spray nasale, una volta che mi sono lavato il naso, il trucco è col cotton fioc mettere le stesse creme che si usano nei soggetti con la dermatite. Mi vernicio la mucosa nasale, aumento l'effetto barriera, i pollini vanno dentro più difficilmente e tengo lì il farmaco che mi serve che resti lì. L'ultima patologia è l'orticaria cronica, patologia molto difficile. Qui il trucco, professore, alla luce della sua esperienza, qual è? Bravissimo, perché la patologia è molto difficile, perché smonta il paziente, gli fa tutti gli esami e nella stragrande maggioranza dei casi non trova niente, non trova il motivo per cui ha l'orticaria cronica. Però ci sono tutta una serie di lavori che hanno documentato che l'orticaria cronica è più frequente in chi ha un difetto di vitamina D. E ci sono tutta una serie di lavori che dicono che supplementando il paziente con l'orticaria cronica con vitamina D è molto più facile mettere sotto controllo la malattia. Allora, i trucchi quali sono? L'antistaminico per togliere il prurito, arrivando anche a 4 volte le dosi, e supplementarlo con la vitamina D per fare in modo che il problema venga superato. Ovviamente in questi casi il dosaggio della vitamina D va somministrata tutti i giorni, non in boli, e si devono usare dosaggi superiori a quelli che normalmente vengono utilizzati per la prevenzione del rachitismo. Per ottenere l'effetto immunologico bisogna andare sugli 800, 1000, 2000 unità, ovviamente a seconda dell'età del paziente, ma di solito chi ha l'orticaria cronica non è un lattante, è un bambino un po' più grande.